Ciao a tutti amici, oggi vi faccio vedere questo esperimento molto interessante, molto bello. Allora, ho comprato questo, è un... Non si vede niente, ok. È questo modulo qui, che consiste in un cippettino quadrato, con due fili, no? Praticamente questo sfrutta il principio di Peltier, che si applichi... O caldo qui o freddo qui e dall'altra parte caldo, insomma l'opposto, si genera elettricità. Poi il modulo viene solo così, può costare su eBay, ce ne sono alcuni da un dollaro. Questo qui ho speso 20 dollari, non so, secondo me è un po' una stronzata, però secondo me bastava anche quello da un dollaro. Quelli che costano di più è perché hanno la temperatura maggiore, perché questo qui teoricamente potrebbe creare un casino di energia. Il problema è che questi chip non è che li puoi mettere sul fuoco, si bruciano. Però ci sono alcuni modelli che possono sostenere a alte temperature. Questo qui teoricamente sì, ma non ha scritto niente, non c'è nessuna marca, non lo so. Comunque, il chip viene solo con questo, senza niente. Questo, ed è consigliato mettere un... come si chiama? Un dissipatore. Tra l'altro io non li avevo, ho smontato un PC, eccolo qua, visto? Poi la gente rompe sempre le palle che i PC non servono a niente, fanno schifo. Invece guarda, questo qua era sul processore, questo probabilmente sulla scheda video. Però forse ne compro un altro, o smonto un altro PC, per avere un dissipatore grosso come quello. Però mi manca la pasta termica per attaccarlo, perché vedi adesso è così. Pasta termica è una specie di colla che però trasferisce il calore, insomma, non lo blocca, quello che ho capito. Allora, questo qui. Questo, tra l'altro questo cippettino può essere usato anche inversamente, molto bello. Si usa infatti nei frigo portatili. Praticamente qua si attacca tipo 12 volts e lì viene freddo. Ma da questa parte, cioè, da una parte viene freddo e dall'altra viene caldo. Ma ho visto in video di YouTube, guardateli anche voi, che mettete delle gocce di acqua, si congelano quasi all'istante. Allora, questo, quindi abbiamo detto che da una parte deve essere freddo e da un'altra caldo, no? Di là in cucina sto scaldando dell'acqua bollente che andremo a inserire qui dentro. Poi qui sopra ci schiaffo un robo di ghiaccio. Poi, siccome il freddo va giù e il caldo va su, questa è la posizione migliore: mettere il freddo sopra e il caldo sotto. Comunque, adesso possiamo già notare, guarda, sta salendo, siamo ben a 5 millivolt. Cioè, robe, potrebbe uccidere 3 formiche. Una tensione veramente potentissima. Ora, guarda, sale, Vabbè, è poco, però io l'altro giorno senza dissipatori, senza niente, ho fatto una prova veloce, sono riuscito ad arrivare quasi un volt. Ui. Però il chip potrebbe spararne ben 12 se si riesce a calibrarlo giusto, in modo giusto. Poi, se arriva a 12 si attiva la ventola. Se si attiva la ventola, si attiva anche la sirena, fa e basta. Allora, andiamo a vedere se l'acqua bolle. Ah, con l'acqua che bolle 100 gradi non c'è problema per il chip, perché quello che mi ha detto quello lì dovrebbe almeno arrivare a 170 gradi. Ecco, possiamo notare qui sta ancora caricando. Sì, che sete. Perché sta cosa io l'ho scoperta, cioè la sapevo già, però mi è venuta in mente di nuovo la voglia di fare questo esperimento quando ho visto la famosissima, non tanto famosa ma bellissima, come si dice, fornelletto da campeggio che carica anche l'iPhone. Praticamente un fornelletto di merda, no? Sembrerebbe grande così, con una porta USB, te fai il fuoco e crea energia. Diciamo, come è possibile? Non so. Questo era acqua gasata in lattina. Dai, dobbiamo creare elettricità qui. Acqua che bolli, bolli più in fretta. Ovviamente la mia idea è quella. Ciuschi. Allora, ovviamente la mia... Adesso mi sta intervistando. Sì. Ciuschi, fammi una domanda. Ma qual è la tua idea di questa cosa?
Allora, la mia idea è tipo andare in campeggio, pigliare una pentolina con dell'acqua scaldata sul fuoco, poi applicare dall'altra parte, metterlo so, nella terra oppure metterlo nel ghiaccio che ti sei portato. Tac! Carichi l'iPhone. Pensi di riuscirci? Ma non lo so, le difficoltà sono tante. Allora, quelli lì che vendono BioLight lo fanno, cioè non è una stronzata impossibile, anzi loro vendono, fanno proprio delle macchine che portano in Africa dove non hanno l'energia, e così anche gli africani, la tribù dei pigmei può andare in giro con la, tutti nudi però con l'iPhone attaccato alla cintura, no? Ovviamente cintura fatta con delle pelli. E poi saranno tutti lì, una mano con la lancia, dall'altra sull'iPhone a fare app. Ok, siamo pronti, andiamo. Acqua che bolle. Bambino che brucia. Che film è, che film è. Orca puzzola. Per poco mi sbrucio. Wow, siamo a 0,1 volt. Cioè, rapidamente, eh? Guarda come sale. 0,7. Wow, 800 volts. Non potete vedere che sotto c'è acqua fredda, c'è acqua calda. Ale, si è già stabilizzato. Oh, 0,70. Sta già scendendo, ma dai, fisichino, non ti si può toccare. Abbiamo bisogno di più potenza. Sulu, potenza il reattore 105%. Ma dai, ma come mai è partito così di brutto e adesso scende così di brutto? Evidentemente il ghiaccio non bisogna avere un altro dissipatore, è questo. Poi questo qui piccolino. Poi la cosa difficile è che non trovo un contenitore che sia piatto sotto, no? Sono tutti un po' all'indentro. Quindi se un altro dissipatore, cioè schiaffo, ci metto il ghiaccio direttamente sopra. Quindi è meglio. Anzi, adesso lo faccio subito. Un po' di ghiaccio poco. Non dissipa. Oh, guarda. Vedi? La temperatura sopra è troppo. Guarda il ghiaccio come si scioglie. Ciò vuol dire. Oh, ecco, vedi. Guarda. Adesso che ho messo il ghiaccio, siamo a 1,3 volts. Però il ghiaccio si scioglie, no? 1,7? 1,8? Più ghiaccio. Siamo a 1,8. Potremmo arrivare a 2 volts. Ma quella lì non so se... Mi sa che quella lì per girare deve arrivare... Ah! Che è successo? È andato via tutto! Non mi dire che si è bruciato tutto. C'è stato un contatto. L'acqua praticamente... Ecco, mettiamolo su. 1,8. Bisogna mettere. Oh, bello così. 1,8. Cosa si può? Però bisogna vedere. Adesso attacco. Aia. Perché 1,8 volts. Ma quanta intensità c'ha? Per misurarla. Non mi ricordo come si misura l'intensità. Allora uso questo qui che è un misuratore di pile. Quindi se qua mi dà verde vuol dire che... Allora 150 1... Ecco, siamo a 1,6 volts, no? Ma che roba! Ah, non male. No.
E che cavolo, se riuscissi a metterlo in una posizione... Ok, now you're talking. Ah! Non male, eh? È una pila. Devo dire che questo è il mio esperimento più riuscito in fatto di creazione elettricità gratis. Perché quello là, le batterie, alluminio, sale... Ah, però aspetta, calmi, qui sta toccando. Potrebbe essere... No, sta scendendo! Vabbè, perché qui sì. Vedi, bisogna avere un altro dissipatore. Il dissipatore, pensavo che era una stronzata. Guarda qui, good. Abbiamo creato una piletta. Guarda come sale. A livelli esponenziali. Potremmo sinceramente mandare una radiolina. Se non ne abbiamo una. Una radiolina di quelle piccole. Guarda. Questo non gira. Perché quello BioLite poi praticamente ha al suo interno anche una ventolina che gira. Adesso se trovassi una ventolina un po' più piccola, io potrei anche fare la stessa cosa, cioè raffreddare tutto il sistema autoalimentandosi. Mi pareva che avevo delle... Sì, ce le avevo da qualche parte ma non so più dove. Proprio delle ventoline piccole. Ovviamente qui c'è sempre un pasticcio. Ovviamente bisogna... Adesso l'idea del campeggio è vai con una pentola così, la metti sul fuoco. Cioè non direttamente sul fuoco, in modo che rimanga sempre caldo. Questo lo metti dentro, ci schiaffi sopra uno di quei cosi ghiaccio che metti nel frigo, che così non inizia a colare dappertutto, no? Si scioglie dentro, tac, e carichi, eh. So che caricare un iPhone almeno ci vuole, non so quanti volts, 6, 5 o 6, non so io. Adesso qui l'acqua si sta raffreddando. Siamo stragood. Questa è batteria Duracell, e sul verde così. Mica pizza i fichi. Adesso mettiamo sul 6 volts. Ah, merda. Sul 12 volts, poco. 15 volts, pochissimo. Mettiamo... guarda qui. Proprio gli dà una botta, Questo qua è AAA. Queste sono le... quelle mini stilo, guarda, mini stilo di brutto. Una batteria da 3 volts lithium. Una batteria da orologio. Fammi mettere la batteria. Perché la batteria da orologio ha 1 mAh. 1 mAh. Invece la stilo è 150 mAh. Sto ancora facendo, Allora, fammi pensare, se io trovassi... Io le avevo da qualche parte, sicuro che le avevo comprate apposta, dei mini ventoline. Sì, adesso ci guardo. State lì, Delle mini ventoline avevo. Sì. Oh, stavo mettendo l'iPhone lì, ho detto, stai lì, poi magari cade giù, bloop. Finisci qua nella... che cavolo, non si vede niente. Questa è la tartaruga che gli sto facendo il bagno con la candeggina. Era un po' sporca. Allora, è una tartaruga guscio che ho trovato già morta nel campeggio che sono andato ieri. Allora, fammi vedere velocemente se riesco a trovare quelle ventoline. Quando ci cerco una cosa non si trova mai. Ma mai, Come si fa
fatto Valerò. Marca puzzola. Niente. Ah, il ghiaccio si è sciolto. L'acqua com'è? Ancora calda? L'acqua non è tanto fredda. Però c'è, quando c'è ghiaccio e coso cambia di brutto, non è che va piano. Sto salendo. Sto salendo di brutto. Vabbè. Allora, per il momento è tutto. Ciao a tutti. Adesso proverò magari un altro esperimento con due dissipatori, una ventolina fatta apposta che si autoalimenterà perfetto. E basta. Allora, ovviamente è tutto. Ciao a tutti!